L'attesa è una delle tele migliori di Olivero, pittore della montagna cuneese. Questo quadro è la lunga attesa delle genti dell'inverno, nell'inesorabile ed eterno alternarsi delle stagioni. Gli uomini della montagna sono intenti, come sempre, alle loro fatiche agresti, accanto agli animali pacifici, in una vita che si ripete eguale e monotona ogni giorno. Ma oggi è primavera, primavera della natura e degli uomini. Risuonano nell'aria le campane di mezzogiorno e da una valle all'altra gli squilli si ripetono. Alle campane di Valdieri, sulle rive alpestri del Gesso, rispondono quelle di Cristolo, perla della Valle Po, di Borgo San Dalmazzo, di Frabosa, di Chiusa Pesio, dominata dalla sua certosa ricca di anni e di storia. Di Dronero, borgo industre della Valmaira. Fanno eco le campane comuni della montagna cuneese. Mentre il piccolo borgo di Castellar, nella conca dura della Val Bronda, rappresenta col suo turrito castello un passato lontano di queste terre. Dominato dal mormorio, ora dolce e ora triste, delle acque, elemento sovrano della montagna, benigno e maligno, che dal piccolo rio si trasforma nel torrente turbinoso, nel grande fiume che scorre placido al piano. Queste montagne del Cuneese, come tutte le montagne d'Italia, sono molto ammalate. La loro malattia è da decenni e ogni anno la situazione peggiora. Lo spopolamento ha toccato punte altissime. Al 55% della Valle Stura fanno riscontro il 35% della Valle Vermenagna e il 40% della Maira. Interi borghi abbandonati cadono in rovina e le pietre consunte di questi focolari sono tutte impregnate dei ricordi di una vita grama. Il patrimonio zootecnico, ricchezza della montagna, sta diminuendo in numero, in reddito, in qualità. Ovunque nelle nostre valli è passato lo spettro di una brutta guerra. Uomini uccisi, case bruciate, raccolti distrutti. Il ricordo di quei giorni di lotte e di dolori è rimasto inciso nelle pietre che testimoniano il sacrificio degli uomini della Resistenza. Ragazzi della pianura e della montagna, caduti assieme lassù, tra il tenue profumo delle viole e il bianco dei narcisi in fiore. Da questo palazzo, sede della Camera di Commercio di Cuneo, è sorta nel 1950 un'azione decisa e concreta tendente al risollevamento morale e materiale della nostra montagna. In questo ufficio vengono ogni giorno i montanari per pratiche tecniche ed amministrative di qualsiasi natura. Centri sperduti, baite isolate, ricevono la visita e i consigli tecnici di questi uomini. Nelle varie valli della nostra cerchia alpina sono sorti su antiche e storiche orme i consigli di valle. Il municipio di De Monte è sede del consiglio della Valle Stura ed il suo sindaco ne è stato il fondatore e l'animatore. Così è sorto nel 1952 il convitto alpino per i bambini della Valle Stura. In questa casa crescono i nuovi montanari di una delle più dure valli del Cuneese,
gruppi di ragazzi che frequentano le 5 classi elementari e ricevono una speciale istruzione nel campo agrario e zootecnico. Ogni giovedì la vita, già sempre serena dei convittori, riceve nuovo impulso nelle gite collettive, nelle gare di sci, nelle culture dei piccoli orti, nei giochi comuni a tutti i bambini. L'allevamento del bestiame, la visita ad aziende modello e a scuole agrarie sono entrate nei loro normali programmi scolastici. Nel viso di questi ragazzi vi è la speranza che la montagna sarà per loro più ospitale di quello che lo è stata per i loro padri. Al convitto di Vinadio si è affiancato dal 1953 quello di Valle Varaita, nato sul poggio di Becetto, di fronte a Sampeire. La lavorazione elementare del legno, l'uso degli attrezzi agricoli, si alternano con le normali pratiche di scuola. Oggi a Becetto è giorno di gita, si parte cantando per la montagna a raccogliere frutti, fiori e gemme e si torna a sera stanchi ma lieti al convito amico. Questi ragazzi che vivono nella montagna ritornano ogni anno alle loro case portando idee nuove ed essenzialmente l'anelito di una vita migliore. Nuove opere del genere sono sorte e si affiancheranno presto a quelle già esistenti in altre valli del Cuneese. E mentre i piccoli pensano al domani, i grandi discutono i problemi di oggi. Questo è il comune di Stroppo, nel cuore della Valle Maira, in un giorno di riunione del Consiglio di Valle. Finalmente la voce debole della montagna si fa sentire. La voce di un comune si identifica in quella di tutti i comuni di una valle. Diventa la voce di tutti i montanari. Nel quadro iniziale di questa attività va inserita la visita che Sua Eccellenza Fanfani effettuò nel 1952 nelle zone della Valle Stura e delle Langhe. La montagna crolla moralmente e materialmente. Sui campi magri più non torna la messe degli anni migliori. Se è necessario istruire i giovani, è indispensabile per risolvere il problema fondamentale del reddito del montanaro portare in queste terre metodi nuovi di coltivazione, di concimazione. Occorre irrigare e nel migliore dei modi. La terra di montagna ha sete, tanta sete. È necessario far salire quassù i trattori che l'uomo ha costruito, capaci di qualsiasi cosa. Soltanto partendo da tali punti basilari è possibile rendere umana la vita di queste popolazioni. Mentre i confini si sono trasformati in pacifiche barriere doganali, un po' alla volta i segni della guerra vanno scomparendo. Strade nuove si snodano nella nostra montagna. Ponti arditi scavalcano i torrenti alpini, ma tante altre strade sono ancora necessarie. La difesa dei diritti delle popolazioni nel pascolo, elemento vitale dell'economia montana, è stata strenuamente attuata, pur tenendo conto della necessità di procedere a determinati rimboschimenti e a difese idroforestali. In alcune valli sono sorti o stanno sorgendo i grandi laghi artificiali,
centrali per la produzione dell'energia elettrica e talvolta per disgraziate situazioni le opere nuove provocano altri motivi di disagio e di miseria alle popolazioni della montagna. Il patrimonio ittiogenico dei nostri torrenti è in via di ricostituzione a favore delle popolazioni locali e del turismo. In molte valli sono sorti piccoli o grandi allevamenti, tra cui importante questo stabilimento ittiogenico modello per l'allevamento delle trote, sorto nella frazione Perdioni del comune di Demonte. Altri allevamenti vecchi e nuovi concorrono a migliorare lentamente l'economia delle valli, sulle orme di quello che è stato il vecchio spirito agricolo e zootecnico dei montanari. L'industriale delle nostre montagne ha in alcune zone alleviato il fenomeno della disoccupazione. In queste grandi cave, che con le loro capaci gallerie attraversano la montagna da parte a parte, lavorano tanti montanari che, calcato l'elmetto da minatore, hanno ancora trovato nella montagna una possibilità di vita. Montagna e industria, se contenute in termini di equità e di giustizia, possono senz'altro costituire una simbiosi perfetta a favore di queste popolazioni. Anche i cantieri di lavoro e di rimboschimento hanno dato alla montagna qualche cosa di nuovo: strade, argini, ponti. Ma i montanari, al di fuori dei cantieri, hanno lavorato e lavorano ogni anno migliaia e migliaia di ore a favore di opere collettive, dimostrando così un grande spirito di collaborazione e di fratellanza. Accanto a queste manifestazioni vecchie e nuove della vita di montagna si affiancano le secolari risorse dei pascoli e dei boschi. Questi grandi boschi che ricoprono una parte notevole dell'alta montagna, costituendo per le comunità una buona fonte di ricchezza. Pascoli, quei pascoli che i montanari difendono con tutte le loro forze come elemento essenziale di vita. Pascoli magri, poveri di rifugi, in cui la vita dei pastori è regolata dal cammino del sole e dalle leggi secolari degli avi. Pascoli modello, dove le norme nuove della tecnica agropastorale si sono trasformate in ricoveri per il bestiame, in casere razionali, in alloggi per i pastori. E le mandrie, guidate dal tintinnio del campano, pascolano lente e pacifiche. Più sotto, ai limiti estremi dei seminativi, i montanari coltivano con religiosa attenzione le patate, la segale e anche la vite. Alla montagna dei montanari, a quella delle popolazioni agricole dalla vita grama, si contrappone la montagna dei turisti. Ecco l'Urisia, regina delle acque radioattive, oasi di vita serena nella conca verde della Val Ellero, ricca di boschi, dominata dalle linee semplici del grande complesso alberghiero. E dall'angolo più bello della Valle Vermenagna sorge limone, la limone fiorita dell'estate, la limone bianca dei grandi campi di sci. Le seggiovie ardite salgono su su oltre la Madonnina del Cross e assistono mute alle eleganti evoluzioni dei campioni, ai primi successi dei novellini e ai capitomboli dei bimbi. La
Dall'archetto di pietra di Capanna Chiara la montagna ci appare grande. Grande nella bellezza e grande nella sua miseria. Una montagna la nostra fatta di popolazioni antiche che conservano ancora nei piccoli borghi una vita primordiale. Ma dopo le lotte e i sacrifici, queste genti attendono un domani. Ancora in troppe valli la civiltà si è fermata all'età dell'aratro a chiodo. La montagna è giunta oggi a una svolta. Al freddo glaciale dell'inverno, quando tutto riposa sotto la spessa coltre di neve, al rovinare spaventoso delle valanghe che rompe all'improvviso il silenzio opaco del monte, al forzato riposo delle genti nei casolari cadenti, succede la primavera nella natura e negli uomini. Una luce di nuova speranza si accende, debole, tremula. La vecchia generazione assiste all'occhio della nuova vita. Qualcosa sta accadendo anche in questa terra. La montagna si muove. E su un poggio qualsiasi di questa montagna, oggi come ieri, come domani, cantano dei bimbi. È una gara di piccole ugole d'oro, è un coro di ragazzi, di quelli che saranno gli uomini di domani, di quelli che sperano ardentemente che la montagna e i montanari troveranno finalmente nella comune patria italiana la cittadinanza piena nella solidarietà democratica di un paese libero e cristiano.